Voglio fare i complimenti alla Regione Puglia e non solo, anche tutte le persone, dal sindaco, da tutto il comune qui di Conversano, per quello che ha fatto per la legge regionale, e io mi auguro che questo sia l'inizio per una legge nazionale, perché la banda non è uno strumento di categoria B, quindi non è inferiore all'orchestra, ma fa tutto un altro tipo di repertorio ed è lo strumento che porta la musica dappertutto, nelle strade, nelle case. Un'esperienza indimenticabile, un'emozione che ricorderanno per sempre i componenti delle più storiche bande musicali pugliesi, cui è spettato l'onore di suonare al cospetto del maestro Riccardo Muti, accolto a Conversano per la presentazione della manifestazione Maestri, che celebra il mondo bandistico pugliese e l'adozione della legge regionale sulla valorizzazione delle bande musicali pugliesi. Finalmente siamo riusciti ad approvare questa legge che ci dà la possibilità di dare un valore e di tutelare un patrimonio incredibile che è costituito appunto dalle bande da giro, le parole della consigliera regionale delegata alle politiche culturali Grazia Di Bari. Questo risultato arriva dopo 2 anni e oggi sarà in qualche modo celebrato da un nome importante come è quello del maestro Riccardo Muti. La Puglia ha affermato Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento della Cultura e del Turismo, unica regione in Italia, sceglie di valorizzare la cultura bandistica, che è una cultura musicale profondamente identitaria, frutto di una condizione di povertà. Non c'avevamo tanti teatri, non avevamo la possibilità di permetterci cantanti, voci, e ai teatri si sostituiscono le casse armoniche nelle piazze e i fiati al posto delle voci. Una povertà che diventa genere musicale unico al mondo, che oggi la Puglia celebra con una legge e soprattutto la promessa che il Presidente aveva fatto, il Presidente Emiliano, che Muti sarebbe venuto a sottoscrivere simbolicamente questa legge, oggi a Conversano si sta realizzando. Da Presidente dell'Associazione Nazionale Bande da Giro, oltre che da molfettese, da amante della banda, ha dichiarato infine il maestro Benedetto Grillo, Presidente dell'Associazione Nazionale Bande da Giro: sono davvero felice che anche le formazioni bandistiche della ANBG prendano parte a questa vera e propria festa celebrativa delle bande. La banda è la tradizione di ogni centro cittadino, insieme alla festa patronale, quindi è necessario da sempre la presenza della banda sia per i riti religiosi che per i riti civili, quindi è molto importante per ogni nucleo cittadino avere una banda. In particolar modo le bande da giro sono quelle che animano le feste patronali sin dal nostro dopoguerra.